ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Oggi vi voglio far vedere, ragazzi, come entrare dentro la roulotte di Trevor in solo, ragazzi. Allora, io vi posso consigliare 2/3 metodi. Potete prendere un veicolo del civile, potete prendere un camioncino o potete prendere anche, ragazzi, semplicemente un'ambulanza, come chiamandola dal telefono, come sto facendo io. Quindi, ragazzi, una volta che avete o un furgoncino, una jeep o l'ambulanza, dovete semplicemente andare a mettere il veicolo in questa posizione. A questo punto, ragazzi, vi prendete una moto, chiamatela dal motorcycle, dal meccanico, da dove volete, e dovete andarvi a incastrare tra l'entrata e in questo caso il furgoncino. Ok, ragazzi, quindi una volta incastrati qua dietro, noi dovremo incastrarci qua dietro, possiamo partire con il glitch. In poche parole, ragazzi, il glitch consiste in cadere con la moto tra il muro e il furgoncino, ragazzi. E quando vi rialzerete vi farà un glitch, un bug strano, e dovrete praticamente entrare dentro l'appartamento di Trevor, quindi la roulotte, ragazzi. Dopo vari tentativi, raga, ho deciso di cambiare veicolo, ho usato l'ambulanza, l'ho piantata di schiena in questa maniera con la moto dietro, ragazzi, ho schiacciato triangolo Y per salire sopra e sbadabam, raga, sono riuscito a entrare dentro la roulotte di Trevor. Quindi, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, lasciate un like se vi è piaciuto il video. E niente, alla prossima, raga, bella!